Konnichiwa cari Giappo Lovers, benvenuti davanti a voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti quest'oggi qui su Fairy Tail. Mamma mia ragazzi, spettacolare questo Fairy Tail, questo gioco di ruolo a turni vecchio stampo, veramente incredibile. Allora, siamo giunti esattamente all'episodio numero 48 della serie. Mamma mia ragazzi, chissà cosa creerà oggi Natsu e il suo gruppo di eroi. Ma prima vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. E allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Fairy Tail. Ok, Giappo Lovers, eccoci qui appunto nel fantastico mondo di Fairy Tail. Allora abbiamo messo a parlare un po' con tutti quanti. Ma oddio, tutti quanti, oserei dire di no. Parliamo con Kana, va, Kana. Che c'è di? Ah, Kana insieme ad altri, ecco. Eia! How's everything doing? Who's the long face? Dice, ehi ragazzi, ma cosa stai facendo? Cosa sono queste facce lunghe? Oh. Dice, Kana, la verità è... è quale? Comunque devo dire qua le donne diciamo, tutte belle ghiandole mammarie, complimenti cara. Hai sì pur gli usi. Già sì, dice sì, ho visto la povera Lucy come sta messa, sta ingabbiata poraccia. Dice Gramps, tipo nonno, tipo ehi nonno, ma dobbiamo salvarla ora. Dice tipo, fatto appunto che Natsu, no, è sempre su di giri, no, sempre iper riscaldato. Dice no dai, tipo stai calmo, non ti preoccupare, stai buono, stai manzo, come oserei dire. Now, you got... Sai anche come i giapponesi piace, ecco, ribadire le cose, no? Tipo, now, cioè ora. Ma in realtà non è solo questo il caso, no? Tipo, quando magari uno gli chiede come stai, loro possono rispondere anche genki, cioè bene bene. Mi piace raddoppiare ai giapponesi. Comunque, insomma, ora dobbiamo salvarla ora, maestro. Insomma, comunque Nothing came, dice come home from being so angry. Insomma, sì, dunque abbiamo nulla di buono da chi è comunque incavolato. No, scusate, angry, cioè da chi è prente affamato. Ma perché non ci facciamo un drink e ci rilassiamo? Bozze? Dice no dai, no, qualche alcol free. Ma bene, appunto. Dice vorrei preparare qualcosa quando torno dalla gilda. Dice sì dai, dovrebbe andare bene. Dice appunto, non male. Ok, vorrebbe essere una cosa carina, no? Dice sì dai, va bene Kana. Noi comunque nel frammento comunque creeremo un piano per liberare gli usi. Dacci un po' di tempo. Dice sì dai, li aspettiamo grampa. Nonno dice ok, va bene. Dice dai, comunque abbiamo tempo per far atto di riaprire il bar della gilda. E ok, bene. You can now upgrade. Oh, bar counter. Oh, finalmente facility 3. Cioè, prende, insomma, sono i servizi. Servizi 3, facility quello lì, i servizi. Ma intanto ho preso anche il coso, il caricamento al joystick. Comunque, insomma, al joypad. Il bar counter, you can order drink. Adesso puoi ordinare dei drink dal bar. You will only receive the effect of the last drink consumed. Quindi tu poi dopo riceverai gli effetti del drink, del drink consumato, insomma. Ah, ok, molti drinks faranno aumentare il livello. Tables, pure i tavoli. Beh, già essendo una locanda, vediamo un po'. Allora, possiamo fare qualche upgrade. Facciamo qualche upgrade. Facilities, vediamo un po'. Allora, table set. Angry Wolf, ma che caspita. Allora, vediamo un po'. Allora, il bar. Regular glasses. No, ma dai, allora che possiamo migliorare, cazzarola? Ma scusate, Tenru Island pure. Vabbè, qua tocca farsi tutto il mondo di Fairy Tail, cazzarola, tocca girarsi. No, vabbè. Vediamo un po' se possiamo rimodellare qualcosina.
No, dire di no. Dire di no nemmeno qui. No, praticamente no. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Ok, parliamo con Mira. Mira Jane. O Mira Jane, so chiamiamo come pare a voi. Mira. Mira. Dice. Mira, che c'hai? Perché vuoi parlare? Dice, riguardo al lavoro. Ecco, ecco, appunto, Natsu sta un attimo un po' incazzato, incazzoso, lui è un tipo incazzoso, ovviamente. Dice, no, guarda, sta un attimo buona. Che tipo di lavoro? Ah, c'è pure Erza, frammente, dice, sì, ha ragione. Noi abbiamo bisogno di saperne di più, però abbiamo anche di liberare e salvare gli usi. Dice, we do, sì, dice, sì, dai, possiamo farlo, esattamente... E cosa gli serve? Dice, cosa vuoi, nonno, nonnino? Dice, beh, dai, quello che è successo ieri, la Royal Guard, cioè la Guardia Reale, ci sta osservando da vicino. Dice, ah, ora ci hanno menzionato, ci guarderanno tutto il giorno. Dice, appunto, abbiamo fatto, se c'è qualcosa di sospetto... potranno, cioè, comunque potranno andare contro gli usi, no? Insomma, non pensi? Dice, sì, ma così, insomma, da quello che dici, insomma, just keep working like nothing, insomma, è come se non avessimo fatto niente, no? Dice, esattamente, sì, insomma, però comunque dobbiamo sempre liberare gli usi, capito, insomma. Yes, dice, va bene, dai. Proviamo comunque il gruppo al lavoro. Bene, bene, ok, facciamolo. Dice, ok, dai. Abbiamo ricevuto anche delle parole dal consiglio della montagna Kobe. Dice, ah, ora ci hanno menzionato. E cosa dovrebbe succedere? Dice, ma c'hanno delle richieste da farci. Ok, bene, dai, allora facciamole. Vediamo un po' che richieste saranno. Tocco di arrivare a un fatto. Ok. Quarantesimo posto, cazzarola. Get your set up before the finals start. Quarantesimo. Ho capito. Giuvia pure, vabbè, ok. Oh, adesso ci sono le... Le missioni secondarie, questa è nuova. The Giant Golem. E dai, andiamo a fare il culo al golem gigante, va. E gambatene nelle pianure. Dove sta il golem? A Kobe Mountain, dove sta? Eccola qua, Kobe Mountain. No, questo è Terror Island. Ah no, eccola qua. A Kobe Mountain, ok. La montagna ghiacciata. Questa novità anche qua, Capitan Highway. No, no, andiamo qua, va. Cocoda, qui, qui. Sì, io mi ricordo la prima volta che ho sentito la parola Cocoda o Cocodè. Mi sembra che sia dentro un pollaio. Stavo a Kebukuro, a Tokyo, ci ripenso. Mi viene proprio da ridere, dai, su pollastro volante, che vuoi. Prima quando ho sentito Cocodè, Cocodè. Ho detto, ma tu caspita, stavo di un pollaio, cazzarola. Facciamone fuori, va, su. Ok, ora siamo proprio niente di che, sti pollastri volanti, bene. Dove sta il golem gigante? Ah, eccolo là, sei lì, eh? Brutto golem, fammi un attimo buono. Fammi raccogliere dell'acqua, che è sempre buona. Ah, non dobbiamo parlare con lui. Dice, ok, yeah, grazie di essere venuto. Vabbè. Ok, golem gigante. Ah, finale, boss finale. Beh, beh, insomma, finale. So perché poi finale. Vediamo un po'. Ma cavolo, hai fatto proprio poco, cazzarola, la gara. Oh, cazzarola, questo ci fa il culo, no? Porca la miseriaccia boia, che caspita è?
No, cazzarola. Manco a metà. 4. No, ho capito, vediamo un po'. Ok, va. Se sa mai. Vai così. Che poi non combatte questo, ma se combatte ci fa il culo sicuro, eh. Cazzo, la manca a metà. Porca la miseria. Poco sotto, dai, terza. No, allora, vediamo un po', vai. Sky drill, ok. Ho iniziato a sky... Ah, no, questa ha 22. Oh, ok, ok, cavolo, 20... Vediamo un po'... 20. Oh, beh, stai accusando. E che caspita. Ok, seconda. Non so se tocca rifarla, cazzarola. Vediamo un po', Wendy. Ok. Vai, Gray. Con Wendy, ok, bene. R1. Chain 1. Vai, vai, vai. Vai così, vai così. Ancora. Vai così, vai così. Yatta, yatta. Fatto fuori, mamma mia. Ok, questo sì. Bene così, bene così. Grandissimo, grande Gajil, grandissimo. Ci ha dato veramente una grossa mano. Bene, bene. Ok, rank C. Vuoi tornare a fare report? Beh, direi assolutamente sì. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ha fatto fuori il golem gigante. Bene, bene. 7000 soldoni pure per noi. Vai così, vai così. Dobbiamo arrivare al 40esimo posto, 43esimo posto, non manca tantissimo. Non manca tantissimo. Allora, vediamo un po'. Cosa ci dice Giuvia? No, ancora con questo. Sto triangolo amoroso. E non si può manco iniziare, manca gli usi. Con sto triangolo amoroso, cara, cioè si bacia il cartonato di Gray. Vediamo un po' allora, ci dice Levi. It's ok. Vabbè, niente di che. Laboratorio, vediamo un po' sintetizzare qualcosa. Ok, sintetizzato. Ecco appunto, abbiamo anche i materiali. E cazzarola, allora possiamo riciclare? Vediamo un po', va. Ricicliamo. Ok. Vediamo un po' l'isana che dice. Contro il regno. Vabbè. Item shop. E possiamo comprare da lei. Per cento. Cioè abbiamo 92.000 soldoni. Che cazzo è successo ultimamente? Ma boh. Vabbè, 92.000. Bene, bene. Ma sì, compriamocene 5, dai. Accontentiamola. Si sa mai, ok, bene. Di qua devo parlare con qualcuno, ci sta Erza. Ma che roba. Ok, direi di no. E ok, bene ragazzi, bene così quanto riguarda questo episodio, quest'oggi di Fairy Tales. Abbiamo fatto fuori il golem, non pensavo di farlo fuori, sinceramente. Credo che i primi, insomma, nei primi combattimenti, insomma, la prima catena, appunto, resisteva un po'. Però l'abbiamo fatta, bene così, e poi la gilda è arrivata al 43esimo posto, il nostro obiettivo, lo vedete lì in alto a sinistra, è arrivare al 40esimo posto, ma lo vedremo ovviamente nel prossimo episodio, quindi per quanto riguarda questo episodio, bene così, ottimo così. E ok cari Giappolovers, eccoci qui tornati nella schermata principale di Fairy Tail, ovviamente su PlayStation 4. E ovviamente devo anche ringraziare la mitica Koch Media Games per avermi mandato il disco di questo videogioco veramente incredibile, di questo gioco di ruolo, soprattutto
veramente spettacolare. E allora, anche questo episodio numero 48 ovviamente termina qui, sperando che sia riuscito di lasciarmi più likes possibile. Ovviamente spolliciate, commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo, seguitemi nei vari social, ripeto come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram e canale Telegram. Basta scrivere JappoGamer e mi trovate tranquillamente. In più vi consiglio di iscrivervi al canale se non lo siete, mi raccomando attivate la campanella per non perdervi nessun video in uscita quotidiana. E infine vi ricordo il mio blog su WordPress, blog personale, dove di tanto in tanto e appena possibile scrivo news e anche recensioni sui giochi che riesco a portare a termine sul canale. Lo potete seguire al link jappogamer.home.blog. E allora, cari Giappo lovers, cari fan, cari iscritti, cari voi tutti, io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui dal vostro Giappo Gamer. Per il momento è tutto. Matane e i prossimi episodi!